Uno splendido scenario verde per il nuovo polo formativo della Blue Economy nel Tigullio. La storica villa Spinola Grimaldi, di proprietà del comune di Lavagna, è diventata sede per il Levante dell'Accademia della Marina Mercantile Italiana nel progetto promosso e coordinato dalla Regione per sviluppare nuovi incroci formativi e occupazionali nelle filiere più avanzate della croceristica. Alle nostre spalle l'ingresso, la facciata, Villa Spinola Grimaldi diventa la terza sede dell'Accademia del Mare. Sì, è una bella soddisfazione perché nasce da un progetto coordinato dalla Regione rispetto a un ampliamento dell'offerta formativa, soprattutto in rapporto ad MSC, una compagnia che sta diventando sempre più importante per la nostra regione con i suoi insediamenti e col forte sviluppo che sta avendo anche con la costruzione di nuove navi. Ora siete sulle due riviere, oltre che a Genova. Sì, siamo sulle due riviere e questa secondo me è una cosa molto bella e molto interessante perché in qualche modo l'Accademia guarda a Levante e a Ponente e quindi intercettando diciamo ancora di più un suo radicamento territoriale, tenendo conto che poi qui i ragazzi vivranno, oltre che studiare, vivranno, mangeranno, saranno ospitati. Dopo Villa Candida a Genova e Villa Figoli ad Arenzano, l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, fondata e voluta nel 2005 per iniziativa dell'ex provincia di Genova con tutte le istituzioni e il mondo marittimo, ora, nella seicentesca Villa Spinola Grimaldi di Lavagna, può sviluppare nuove attività e corsi per professionalità innovative dell'accoglienza e della multimedialità a bordo delle navi MSC di ultima generazione. Qui si svilupperà soprattutto una filiera formativa prevalentemente destinata ad MSC per il personale da utilizzare a bordo nel settore appunto dell'ospitality. L'inaugurazione oggi, i corsi a breve? I corsi a breve perché a giorni partirà il primo corso che è quello della figura, il primo corso ITS finanziato dalla Regione, entrambi sono finanziati dalla Regione, di Multimedia Technician e a giugno partirà il secondo corso ITS che è dedicato al Middle Manager, sostanzialmente una figura gestionale a bordo, la figura iniziale di carriera verso i commissari di bordo. Ci sono poi, con finanziamenti regionali di altri 5 milioni, possibilità di attingere un'altra filiera di corsi sempre in questa sede. Abbiamo altri, diciamo, 7 corsi più brevi, dedicati sempre all'hotelleria di bordo, questi già approvati e finanziati con l'FSE per altre figure della filiera, diciamo, turistica, dalla animazione al tecnico di suoni delle luci, ad altre fotografi, ad altre figure sostanzialmente, agli addetti ai desk e quant'altro, corsi anche questi molto interessanti dal punto di vista sia professionale che occupazionale, che partiranno diciamo probabilmente all'inizio dell'autunno. Ai due corsi biennali ITS di alta professionalizzazione parteciperanno 44 allievi e almeno il 70% di quelli che conseguiranno il diploma di Stato di tecnico superiore sarà inserito a bordo delle navi MSC. La stessa quota occupazionale del 70% è prevista anche per i corsi più brevi, per MSC e grandi navi veloci, con 176 allievi complessivi finanziati dalla Regione a Lavagna con fondi dal bando per la Blue Economy. Principale partner aziendale dell'Accademia nel Tigullio è MSC, che varerà 11 nuove navi da crociera nei prossimi anni, con un incremento complessivo previsto di 36.000 occupati nel gruppo entro il 2022, e già dai prossimi mesi saranno in mare le prime avanzatissime smart ships. Le nuove navi di MSC, tutte le prossime navi che saranno in costruzione, partendo da MSC Meraviglia, che sarà inaugurata questo giugno alle Havre, sono proprio chiamate smart ships. Smart ships intende tutte navi che a livello multimediale e tecnologico sono assolutamente avanzate. La Meraviglia, appunto, per esempio, ha un corridoio con un tetto pieno di luci LED dove vengono rappresentati diversi landscapes, diverse situazioni, e quindi ci vorrà del personale che sappia gestire queste cose. E tutte le navi saranno dotate di app multimediali direttamente sui cellulari, da dove l'ospite potrà praticamente programmare tutta la sua crociera e quindi anche i dipendenti dovranno essere in grado a gestire queste nuove realtà multimediali. Nuove ammiraglie e smart ship, una nuova ammiraglia appunto della formazione.
Esatto, inauguriamo oggi l'Accademia, questa nuova sede distaccata dove noi appunto effettueremo tutti i nostri corsi. Siamo molto felici di questa collaborazione con l'Accademia e di questa presenza sulla Liguria e sul Tiguglio. Con la presenza di MSC in Liguria è molto molto importante e questa Accademia ne sancisce ancora una volta l'importanza. I partecipanti ai primi corsi di questa sede dell'Accademia che funzioni avranno poi? I partecipanti di questi primi due corsi, un corso sarà appunto rivolto ai multimedia technician, quindi sono i tecnici multimediali, tecnici del suono e di luce avanzati che andranno a supporto del multimedia manager a bordo, che è una nuova posizione che MSC ha appunto creato per queste nuove future navi, e dovranno proprio gestire tutta la parte del back office dell'area multimediale tecnica di bordo. Dovranno dare supporto al dipartimento di intrattenimento e a tutti i dipartimenti appunto di bordo dal punto di vista multimediale tecnico. L'altro corso invece è per Middle Manager Hotel, quindi andiamo a parlare di tutte le posizioni che riportano direttamente al direttore di bordo, al commissario di bordo, e quindi avranno posizioni molto trasversali nel dipartimento hotellerie. All'inaugurazione con tutte le istituzioni a Lavagna della sede dell'Accademia a Villa Spinola Grimaldi ha partecipato anche il sottosegretario del MIUR, Gabriele Toccafondi. Scuola, università, formazione, aziende che dialogano e agiscono unite, ha detto, fanno crescere l'occupazione e l'economia, come dimostrano anche le filiere professionalizzanti aperte, con risorse nazionali e regionali, dall'Accademia del Mare in Liguria. Abbiamo fatto dialogare scuola, formazione, università e lavoro. Sul tema dell'alternanza scuola-lavoro, per esempio, obbligatoria nei licei, ma anche nei tecnici e nei professionali, col tema dell'apprendistato e in ultimo, e oggi siamo a inaugurare due nuovi corsi, col sistema post-diploma professionalizzante. Scuola, lavoro, università e agenzie formative insieme ricevono risorse nazionali e regionali per creare percorsi di 2 o 3 anni molto professionalizzanti. L'81% dei ragazzi trova lavoro coerente col titolo di studio e con buone prospettive anche di crescere economicamente come contratti. È segno che quando scuola e aziende dialogano, allora i risultati si vedono per i ragazzi e si vedono anche per il sistema produttivo italiano.